Bene, signori, oggi discutiamo del cosiddetto principio di equivalenza. Inizieremo a vedere un risultato molto semplice applicato ai concetti di serie e parallelo che abbiamo visto nella scorsa lezione. Cosa si intende per equivalenza? Quando è che un bipolo è equivalente ad un altro bipolo? Allora, dal punto di vista concettuale, se prendo un bipolo A e lo collego ad una rete R, individuo i morsetti rispetto a cui questo bipolo è collegato con riferimento a questi morsetti, introduco la coppia tensione corrente poi prendo un bipolo B che venga collegato agli stessi morsetti, sempre alla rete R, in altre parole, in una configurazione la rete R è collegata ai punti A, ai morsetti A e B con il bipolo A, nell'altra configurazione è collegata agli stessi morsetti col bipolo B. Tensioni e correnti sono orientate allo stesso modo. Quindi quando è che A è equivalente a B? A è equivalente a B se la rete R non si accorge della sostituzione. Cioè, in altre parole, o collego A o collego B, le soluzioni in termini di tensione di corrente che riguardano la rete R non cambiano, sono le stesse, non c'è alcuna differenza tra le soluzioni di tensione e corrente associate a questa rete R nella prima configurazione e nella seconda configurazione, ok? Sono equivalenti a EB, impongono lo stesso funzionamento al circuito. Circuito esterno, quindi noi non sappiamo all'interno di A e di B cosa succede. L'equivalenza deve avvenire all'esterno. Per la teoria dei circuiti, tutto quello che ci siamo detti nelle prime lezioni, com'è che bipolo A o B colloquiano con la rete? Attraverso i morsetti. Cos'è che caratterizza A e B? La funzione caratteristica, l'equazione caratteristica. E quindi affinché R lavori negli stessi punti e quindi abbia le stesse soluzioni in termini di tensione e di corrente, cosa deve accadere? Uno, che i morsetti siano gli stessi, e questo lo abbiamo imposto per costruzione. Due, che il legame tra tensione e corrente che impone questo deve essere lo stesso che impone questo. Il fatto che i morsetti siano gli stessi cosa significa? Che non abbiamo toccato le equazioni di Kirchhoff, che sono, come abbiamo detto, topologiche. Quindi quel set di equazioni non è stato toccato. Quale altro set ci resta? Quello delle caratteristiche. E quindi qual è la condizione necessaria e sufficiente per avere questa equivalenza? È che A e B abbiano la stessa caratteristica. Se è così, quindi la funzione che lega tensione e corrente ai capi dei morsetti A e B è la stessa per A e per B, per il bipolo A e per il bipolo B. Se questo è vero,
Allora, se siamo interessati a tutto ciò che accade all'esterno di questi bipoli, possiamo sostituire a piacimento uno o l'altro senza che cambi la soluzione. Questo concetto vi sarà molto più chiaro con un esempio, un primo esempio di equivalenza. Supponiamo di voler studiare cosa accade a questo circuito, un circuito in cui ci sia una connessione serie di due resistori. Abbiamo un generatore di tensione che collega due, che alimenta due resistori in serie. Ok? Vogliamo studiare questo circuito, quindi calcolarci tensioni e correnti di questo circuito. In questo circuito, se ricordiamo la definizione, non solo R1 e R2 sono in serie, ma anche il generatore stesso è in serie. Vi trovate? Ha i resistori. Vi ricordo qual è la condizione di serie. Due bipoli devono avere un morsetto in comune e la corrente che circola deve essere la stessa. Ed è così. Io qui ho introdotto una corrente I del generatore, I1 di R1, I2 di R2, ma se andate ad applicare Kirchhoff al nodo A, al nodo C, al nodo B, vi accorgete immediatamente che si parla sempre della stessa corrente, c'è un'unica corrente che percorre quest'unico anello di cui si compone la mia rete. Quindi la condizione serie è banalmente verificabile applicando Kirchhoff a quei tre, tra virgolette, nodi. Abbiamo anche detto la volta scorsa che se io introduco un'unica corrente, nei fatti non scriverò più l'equazione a quei nodi e quindi qui non c'è da scrivere alcuna equazione ai nodi. Nel momento in cui fate questa posizione avete implicitamente scritto le leggi di Kirchhoff per i nodi. Ok? Quindi cos'altro vi resta da scrivere? Quella unica equazione proveniente dal bilancio delle tensioni. Qui c'è una sola maglia, percorriamo ad esempio il verso antiorario avremmo V1 più V2 uguale ad E. A questo punto introduciamo le caratteristiche, su entrambi i resistori c'è la convenzione normale, quindi R1I1, R1I più R2I è uguale ad E. E quindi la corrente sarebbe E diviso la somma delle resistenze. Ok? Benissimo. Ovviamente nota I posso ricavarmi V1, che sarà R1 per I, posso ricavarmi V2 e tutto quello che mi serve in questo circuito, la potenza del generatore, tutto quello che volete. E risolvo questo circuito. Bene, adesso se invece di chiedere
il dettaglio di quello che accade su R1 e R2. Io fossi interessato solo a questa corrente, per esempio. Ad esempio perché l'esercizio mi sta chiedendo quanta potenza eroga il generatore. Ora, se fosse questo il quesito, potenza erogata dal generatore, come si calcolerebbe? Ricordiamoci, la potenza erogata da un bipolo, convenzione del generatore, sarà E per I. Quindi sarebbe E quadro diviso R1 più R2. Supponiamo che l'esercizio ci chieda questo, ci chieda potenza erogata dal generatore. Applicando la formula mi accorgo che per dare questa risposta mi serve la corrente, ma mi serve solo la corrente. Ma se vado a guardare la soluzione in termini di corrente, mi accorgo che questa è la stessa corrente che avrei in un circuito nel quale tra i morsetti A e B non c'è più la serie R1 e R2, ma un unico resistore, la cui resistenza è pari alla somma. Se andassimo a risolvere questo esercizio, che è molto più semplice, perché questo circuito presenta due bipoli, come sono tra di loro collegati? Questi sono in parallelo, quindi hanno la stessa tensione, quindi conoscete immediatamente quant'è la tensione su questo resistore, cioè proprio E, che è impressa dal generatore. Quindi la corrente quanto vale? Tensione diviso resistenza, cioè questo. Vedete, questa soluzione è soluzione di questo schema, ma anche di questo. E quindi dal punto di vista del generatore, di quello che fa il generatore, della corrente a cui si porta a lavorare, è assolutamente equivalente, scusatemi, questo carico e questo carico. Quindi, se sono interessato a sapere cosa accade sul generatore, non ho necessità di portarmi appresso due resistenze, me ne posso portare una, il cui valore è pari alla somma delle due resistenze. Adesso, questo ci fa capire cosa si intende per equivalenza. Adesso voi immaginate quello che faremo nelle prossime lezioni. Immaginate di avere una rete fatta da n resistori, 100 resistori collegati con un solo generatore. Se voi siete interessati a sapere cosa fa quel generatore e non a sapere qual è la tensione sul resistore numero 54, quindi se non volete il dettaglio della rete di resistori, ma volete il dettaglio all'esterno, quello che c'è all'esterno, e allora prima di scrivere qualunque equazione semplificheremo la rete. Ci ridurremo a un unico resistore equivalente e calcoleremo quello che ci serve usando questo schema. Quindi questo è un approccio potentissimo, perché prendete una rete con 100 componenti, L bipoli L uguale a 100, 120 nodi, forse questo è un po' esagerato, 70 nodi, 50 maglie e compagnia bella. Immaginate che razza di sistema dovremmo scrivere se utilizzassimo l'approccio, diciamo, sistematico della scrittura delle equazioni circuitali. Invece noi cosa faremo? Andremo a capire quale rete dobbiamo lasciare in dettaglio, quale parte di rete dobbiamo lasciare in dettaglio, quale parte di rete invece possiamo semplificare, perché in quella zona non ci interessa il dettaglio puntuale di cosa fanno i singoli componenti. Allora, questo è un esempio, ma come si formalizza questo tipo di risultato? Applicando questa proprietà. Come faccio a dimostrare che quello che accade qui rientra nel principio che vi ho enunciato? Devo scrivere le caratteristiche. Allora,
come faccio a scrivere la caratteristica di un bipolo come questo? Questo è un bipolo che è a sua volta costituito da bipoli elementari. Finora io vi ho dato la caratteristica di un bipolo elementare, un resistore, un generatore, un cortocircuito, eccetera, eccetera. Adesso vi sto dicendo, questo oggetto qui lo voglio vedere come se fosse un bipolo. Immaginate che la scatoletta sia così. Mi chiedo, qual è la caratteristica di questo signore? Qual è il legame tensione-corrente? Allora, per fare questa operazione ci torna utile il concetto di circuito aperto, perché basta fare questa osservazione. Ve lo ridisegno graficamente in modo da semplificare quello che sto per dirvi. Allora, la serie di due resistori la potete configurare in questo modo, ok? Io voglio il legame che c'è tra la tensione ai capi dei morsetti A e B e la corrente che circola nella serie. In altre parole, voglio vedere l'intera serie come se fosse un unico bipolo. Quindi mi prendo la corrente che circola e mi definisco la tensione ai capi dei morsetti estremi, perché poi voglio sostituire l'intera catena di resistori con un solo bipolo. Bene, cosa dovete pensare di concettualmente di fare per calcolare la caratteristica? Io voglio il legame tra tensione e corrente, quindi concettualmente è come se collegassi dall'esterno un generatore di corrente noto e calcolassi la tensione come funzione di quel generatore. Cioè, quando voi scrivete, ci hanno insegnato già dalle scuole medie il concetto di variabile indipendente e variabile dipendente, x e y. La variabile indipendente è quella che voi fissate. E chi è l'oggetto che fissa le variabili? È il generatore della nostra teoria. Quindi se io voglio il legame V in funzione di I, concettualmente sto imponendo I e leggendo quanto vai di conseguenza V. Quindi sto dicendo X è questa, dimmi quanto vale Y. Vabbè? Allora, concettualmente è come se alimentassimo con una corrente e cercassimo la tensione conseguente a quella corrente. Questo lo rivedremo, questo concetto. Benissimo. Allora, come si fa a calcolare questa tensione? Applicando le leggi che governano i bilanci di tensione, e cioè Kirchhoff ha la maglia. Quale maglia? La maglia è costituita da R1, R2 e l'aperto AB. Quindi questa è la tensione dell'aperto AB. Se applico questo concetto, introduco le tensioni su R1 e R2 con la convenzione normale sui resistori, il bilancio di tensione su questa maglia cosa mi direbbe? VU, V è uguale V meno V1 meno V2 è uguale a 0, e cioè V uguale V1 più V2. Ma siccome R1 ed R2 sono in serie, V1 lo scriverò come R1 per I, V2 lo scriverò come R2 per I, avendo questi due resistori la stessa corrente. A questo punto I è un fattore comune che possiamo mettere in evidenza, e otteniamo la caratteristica del bipolo composto da due bipoli. Quindi la legge
che vincola la tensione e la corrente prese agli estremi di questa serie è V uguale la somma di queste due resistenze per I, ed è la stessa legge che imporrebbe un unico resistore sul quale sia stata fatta la stessa convenzione per quanto riguarda i versi di corrente e di tensione, la cui resistenza sia la somma delle resistenze. Quindi, in altre parole, io cosa ho fatto? Ho preso la serie R1 e R2, ho espresso il legame tra tensione e corrente semplicemente applicando Kirchhoff, prima Kirchhoff alle tensioni e poi le caratteristiche dei resistori, ho sfruttato la condizione di serie, perché se non fossero state in serie qui avremmo avuto R1 I1 più R2 I2 con I1 e I2 non uguali. E proprio perché sono in serie le due correnti sono uguali e si mettono in evidenza, lasciando all'interno un coefficiente, all'interno di queste parentesi, un coefficiente che posso interpretare come un unico resistore. Quindi, se io a questo generatore da 12 volt collego un resistore da 2 e uno da 4 in serie, avrò una resistenza totale di 2 più 4, 6, la corrente che eroga questo signore sarà sempre 2 ampere. E lo sarà se abbiamo un'unica resistenza da 6 ohm, se ne abbiamo due da 2 e 4, se abbiamo due resistenze, una da 5 e l'altra da 1. Dal suo punto di vista, qualunque sia la combinazione di resistori in serie, purché la loro somma sia 6, non altera il suo funzionamento, continuerà a erogare 2 ampere e quindi 24 watt. Chiaro? Quindi questo tipo di discorso ci consente di dare alla nostra analisi uno strumento semplificativo, che è l'equivalenza. Equivalenza non significa uguaglianza. Questi due dipoli non sono uguali, perché anche fisicamente qui c'è un resistore da 6 ohm, qui ce ne sono due da 3 e 3. Quindi non sono uguali i dipoli. Equivalenza significa che fanno la stessa cosa, portano la rete sulle stesse condizioni di operatività, quindi le stesse soluzioni in termini di corrente e di tensione. Quindi io sono autorizzato, se mi conviene, e questo lo vedremo, a sostituire una rete più complicata con una rete più semplice, in cui le parti di cui non voglio conoscere il dettaglio le ho semplificate. Le semplificazioni che faremo sono essenzialmente due: serie e parallele. Questa è la serie. La serie si può estendere a n resistori, perché se adesso questo bipolo lo realizzo con n resistori, vedete, purché io mantenga la connessione serie, purché io mantenga la connessione serie, tutto quello che vi ho detto si può estendere, perché se metto n resistori in serie, vi ricordate, la volta scorsa vi facevo l'esempio delle lampadine dell'albero di Natale, n resistori in serie, ok? Possiamo tranquillamente estendere a una serie di n resistori il risultato di prima, perché il risultato di prima si basava sul bilancio di tensioni, quindi prima abbiamo scritto V uguale V1 più V2, adesso scriveremo V a chi è uguale? V1 più V2 più V3 fino a Vn. V uguale U più V2 fino a Vn.
ma avendo la corrente in comune, tutte queste tensioni si ottengono moltiplicando la resistenza. Del singolo bipolo per la stessa corrente, quindi la corrente diventa un fattore comune che mettiamo in evidenza e otteniamo la regola generale che vale per la serie di n resistori in serie hanno una resistenza equivalente che sarà la sommatoria delle resistenze singole. Quindi la regola è molto semplice. Se io voglio sapere quanta potenza eroga l'alimentatore che alimenta la serie di luci dell'albero di Natale, non c'è bisogno di sapere una per una cosa succede. Mi calcolo prima la resistenza equivalente. Poi non vado a risolvere questo circuito con il generatore che alimenta l'intera catena, ma risolvo questo. In realtà non lo risolvo perché questo ha la soluzione immediata. Vi dice già quanto vale la tensione, conoscete la tensione, conoscete la resistenza e conoscete la corrente. Quindi questo è un primo esempio di applicazione del teorema del principio di equivalenza che ci consente una enorme riduzione dei tempi di calcolo. Bene, passiamo al parallelo di resistori. Cosa accade quando colleghiamo due resistori in parallelo? Stavolta, come ricorderete, è la tensione ad essere comune. Quindi immaginiamo anche qui un esercizio in cui stavolta alimentiamo con la corrente, per esempio. Andiamoci a studiare questo circuito. In questo circuito c'è un generatore di corrente che alimenta il parallelo di due resistori. Questa è una configurazione duale a quella, rispetto a quella precedente, perché stavolta prima tutti e tre i due bipoli passivi e l'unico bipolo attivo erano in serie, adesso tutti e tre i bipoli sono in parallelo, quindi non solo R1 e R2, ma anche J si trova in parallelo a R1 e R2. In altre parole, ci sono solo due nodi e tutti e tre i bipoli hanno i morsetti collegati a questi due nodi. C'è un nodo superiore e un nodo inferiore, potete disegnare dove volete. È solo una questione grafica. Questo qui è un altro nodo rispetto a questo? No, è solo lo stesso nodo. Ok? Tra questo basta vedere cosa c'è, se vi viene un dubbio, capire, ma qui questo nodo no. Guardate cosa c'è tra questo e questo. Se ci sono solo corticircuiti, significa che non è un nodo. Ok? Parentesi, se ridisegnassi il circuito in questo modo sarebbe evidente a tutti che ci sono solo due nodi.
Non lo faccio per una questione semplicemente di comodità grafica, di segnare le linee, diciamo, orizzontali e verticali piuttosto che usare linee curve. Ma guarda, non vi fossilizzate sul modo con cui abbiamo disegnato i circuiti, che ho detto nella prima lezione, quello che conta è la connessione, come sono collegati gli oggetti. Quindi questo ha solo due nodi. Bene, qui vogliamo ragionare su questo circuito, per esempio calcolarci quant'è la tensione V, perché magari anche qui ci è stato chiesto di calcolare la potenza erogata da J. Stavolta il generatore di corrente, quindi la potenza erogata necessita del calcolo della tensione, perché la corrente la conosciamo già. Se volessi calcolarmi la potenza erogata da questo signore, su cui ho fatto la convenzione del generatore, dovrei appunto conoscere la tensione, ma la tensione del generatore è anche quella di R1 ed R2. Ok? Benissimo, chi è che mi dice che queste tensioni sono uguali? Ve le disegno applicando la condizione di parallelismo. Come prima, applicando la condizione di serie, abbiamo imposto l'uguaglianza delle correnti, applicando la condizione di parallelismo abbiamo imposto l'uguaglianza delle tensioni. Qui c'è un'osservazione magari banale, ma ve la devo fare. È ovvio che in linea di principio nessuno mi obbliga a orientare V1 come ho orientato V. Abbiamo detto nella prima lezione, ognuno può orientare i bipoli come meglio crede. Però stiamo attenti, se io oriento le tensioni così, così come l'orientamento precedente delle correnti, io applicando il concetto di parallelismo ottengo un'unica variabile, quindi semplifico. Cos'è che semplifico qui? Se io metto questa posizione, significa che ho due incognite in meno nel mio sistema. Significa che non scriverò due equazioni. Quali equazioni? Quelle delle maglie. Perché se quello che sto scrivendo qui è la traduzione dell'imposizione del bilancio di Kirchhoff alle tensioni alla maglia di sinistra e alla maglia di destra. Quindi io avrei potuto introdurre V, V1 e V2 senza dire nulla sul parallelismo. A un certo punto nella scrittura delle equazioni mi sarei ritrovato le due equazioni di Kirchhoff per le tensioni, scritte le quali avrei ottenuto questo, a patto di aver orientato le tensioni tutte così. Quindi a questo punto, se questa cosa qui la vedo prima, evito di introdurre due incognite in più ed evito di scrivere due equazioni in più. Ma come tante altre cose che vedremo in questo corso, non è che questo sia obbligatorio. Questo, se lo sapete fare, vi riduce il costo computazionale della soluzione di un esercizio. Non vi chiederò mai di svolgere l'esercizio usando la strada più veloce possibile. Se la conoscete, buon per voi. Se non la conoscete, usate quella più lunga. Chiaro? Tutto quello che vi sto dicendo è un'interpretazione che vi consentirà di capire che tanto meglio conoscete la teoria, tanto più facilmente potrete fare gli esercizi, perché applicherete una serie di semplificazioni che non sono necessarie, ma che se le conoscete vi consentono di alleggerire il carico. Quindi, se io scrivo questo, non devo più scrivere i bilanci alle maglie perché sono già impliciti qui. Se invece io la V1 la voglio orientare così, allora mi dovrò portare appresso V e V1, e dovrò portarmi appresso la posizione V1 uguale a meno V. È una scelta sicuramente che potete fare. Chiaramente non ve la consiglio perché si tratta di complicarvi inutilmente la vita. Quindi la scelta, diciamo, più intelligente è quella di allineare in un parallelo i riferimenti delle tensioni in modo da sostituire tutte le tensioni
dei bipoli in parallelo con un unico valore di tensione. Chiaro? Bene, quindi questa è la condizione di parallelismo. A questo punto cosa dobbiamo imporre? Kirchhoff alle tensioni non si deve più scrivere perché è implicita, bisogna scrivere Kirchhoff alle correnti. Quanti nodi ci sono? Due, quindi quante equazioni scriviamo? Una sola. La corrente J che entra al nodo A è uguale a I1 più I2. Quindi scriveremo U più I2 uguale a J. Ma I1 è anche uguale a G1 per V e I2 è uguale a G2 per V. Qui ho usato la conduttanza, che è l'inversa della resistenza. Ricordiamoci che G è uguale a 1 su R. A questo punto posso mettere in evidenza V, e mi accorgo che questo coefficiente non è altro che la somma delle conduttanze. Quindi la soluzione che ottengo, questa qui, che poi se volete posso mettere qui, quindi la potenza erogata da J sarà J quadro diviso G1 più G2. Bene, questa soluzione qui, V uguale corrente impressa diviso la somma delle conduttanze, è la stessa soluzione di quest'altro circuito equivalente, un circuito nel quale il generatore J non alimenta più due resistori in parallelo, ma un unico resistore in cui la conduttanza equivalente sia uguale alla somma delle conduttanze. In altre parole, mentre in serie si sommano le resistenze, in parallelo si sommano i loro inversi, cioè le conduttanze. Ok? Bene, questo è un esempio che vi ho dato, ma a questo punto formalizziamo anche in questo caso il passaggio matematico che ci consente di sancire questa equivalenza. Vi ricordo, su questo poi ci torneremo perché poi fra qualche lezione vi presenterò lo spettro di tutti gli studenti elettrotecnici e il teorema di Thevenin e Norton, come si ricorda qualche collega vostro degli anni scorsi, ed è basato su questi concetti. Bene. Come si formalizza questa equivalenza? Noi dobbiamo partire da un bipolo costituito da due resistori in parallelo come vedremo è molto meglio lavorare non con le resistenze ma con le conduttanze. Quindi scriviamolo qua: parallelo di due resistori per poter formalizzare questa equivalenza, io devo dimostrare che la caratteristica di questo bipolo
composto da due bipoli elementari, cioè del bipolo che vedo ai capi di A e B, e quindi il legame che c'è tra questa corrente I e questa tensione V è la stessa caratteristica del bipolo ottenuto con questa legge di equivalenza. Facciamolo insieme. Ora, questa volta concettualmente stiamo cercando il legame corrente-tensione, quindi concettualmente la variabile indipendente è la tensione e quella dipendente è la corrente. Quindi, come se avessimo applicato qui un generatore di tensione nota V e misurato, calcolato la corrente conseguente. Quindi questo è l'approccio concettuale. Nella pratica cosa faremo? Non faremo questo, ma semplicemente ci limiteremo a trovare il legame che c'è tra la corrente I e la tensione V, quindi I in funzione di V. Bene, la corrente I è legata alle correnti I1 e I2, legge di Kirchhoff al nodo, quindi sappiamo che I è uguale a I1 più I2, ma come abbiamo detto prima, I1 uguale a G1 per V, I2 uguale a G2 per V, essendo in parallelo. E quindi la caratteristica, quindi il legame che c'è tra corrente e tensione è I uguale G equivalente per V. Quindi I è proporzionale a V attraverso un fattore di proporzionalità che a sua volta è la somma delle due conduttanze. E quindi questa è la stessa caratteristica che otterrei se al posto di un parallelo di due componenti collegati ad A, R1 e R2, io avessi messo un solo componente la cui conduttanza non era altro che la somma delle conduttanze di partenza. Quindi questo oggetto qui e questo oggetto qui hanno la stessa caratteristica. Se hanno la stessa caratteristica sono equivalenti. E quindi ogni volta che troveremo due resistori in parallelo potremo sostituirli con un unico resistore la cui conduttanza è somma delle conduttanze. Bene, come si estende al caso N? Anzi, prima di fare estensione al caso N, solo nel caso 2 questa equivalenza in termini di conduttanze se la volete scrivere in termini di resistenze vi porta questo risultato. Scriviamolo qui, scriviamo i passaggi qui e poi vi riporto solo il risultato finale qui. La resistenza equivalente da mettere qui sarà l'inverso della conduttanza equivalente, che a sua volta è la somma delle conduttanze, e quindi sarà, vedete, 1 su R1 più 1 su R2 a denominatore. Adesso se vi fate due conticini questa frazione diventa questa, che ha al numeratore il prodotto delle resistenze, al denominatore la somma. Quindi la regola di equivalenza per una coppia di resistori, se la scrivete in termini di conduttanza, è molto semplice, si sommano. Se invece preferite scriverla in termini di resistenze, dovete utilizzare questa formula che vale solo per n uguale a 2. Attenzione, quindi solo per n uguale a 2 esiste questa formula. Che vi dice che la resistenza equivalente da inserire al posto delle due di partenza è
il prodotto delle due diviso la loro somma. Ok? Quindi, nel caso delle serie le sommate, nel caso dei paralleli, se n è uguale a 2, potete usare questo. Se n non è uguale a 2, ma è maggiore di 2, questa non è estendibile. Questa qui sì. Come abbiamo dimostrato prima che per n resistori in serie la resistenza equivalente è R1 più R2 più R3 fino a n, si può agevolmente dimostrare che la conduttanza equivalente la ottenete sempre sommando tutte le conduttanze. Come si fa? Molto semplice. Se io il caso di n resistori, significa che qui, un po' come quello che succede a casa nostra, avete tanti punti di presa e quindi tra i due morsetti A e B non ci sono solo due utilizzatori, ma ce ne sono n. Qui c'è R3, qui c'è Rn e così via, e qui ce ne saranno quanti ne volete. Qui c'è il punto di collegamento d'ingresso, se volete, di questo parallelo. Non cambia nulla perché invece di sommare solo I1 e I2, adesso il bilancio di Kirchhoff al nodo cosa vi impone? I uguale I1 più I2 più I3 più I4 eccetera eccetera fino a IN. Ciascuna di queste correnti si potrà esprimere come la G per la tensione, ma la tensione è uguale per tutti e diventa un fattore comune, quindi otteniamo il risultato finale che è la conduttanza equivalente di N resistori in parallelo, si ottiene sommando tutte le conduttanze. Bene, chiudo presentandovi e qui i risultati sono molto più veloci, presentandovi i risultati legati ai generatori. Come si mettono in serie in parallelo i generatori? Prendiamo ad esempio la serie di generatori di tensione. Immaginate di collegare in serie due generatori di tensione. Ad esempio questo. Quando è che collego in serie due generatori di tensione? Lo vedremo quando ho bisogno di un'alimentazione. Avete bisogno di 9 volt. Avete due batterie da 4 e 5 e volete utilizzare quelle due batterie per ottenere l'alimentazione che vi serve. Allora, la caratteristica di questo bipolo composto da due generatori si ottiene applicando Kirchhoff alla maglia costituita da E con 1, E con 2 e l'aperto che c'è tra A e B. Quindi otterrei V, circolare per esempio in verso antiorario, V meno E1 meno E2 uguale a 0, e cioè V uguale E1 più E2.
la somma dei generatori, la serie dei generatori di tensione, vi dà un generatore equivalente la cui tensione è la somma dei generatori. Attenzione, è la somma algebrica dei generatori. Perché se io quegli stessi generatori, invece di montarli così, li montassi così, sarebbe sempre la somma, ma E con 2 sarebbe con questo verso. Quindi scriverei V meno E1 più E2 e quindi la tensione sarebbe stavolta la differenza. Quindi, quando io metto in serie due generatori, devo stare attento alle polarità. Se io voglio, come nel caso precedente, raddoppiare la tensione, prendo due generatori uguali, li collego in serie, ma con quale accorgimento? Il morsetto positivo dell'uno deve essere collegato al negativo dell'altro. Altrimenti, se li collego male, come accade quando inserite le batterie nel verso sbagliato, che succede? Che la tensione non è quella che cerchiamo. Se io collego i due generatori così, se fossero uguali, la tensione totale sarebbe 0. E 1 meno 2. Quindi metto due batterie da 4 e 5, ho sbagliato le polarità, mi ritrovo 0 volt. Chiaro? Quindi, quando vediamo una serie di generatori, ovviamente anche questa serie si può estendere a n, mettete 4 batterie da 1 e 5 per arrivare a 6 volt, dovete far sì che i collegamenti tra queste 4 batterie siano corretti tra virgolette, in modo tale da darvi tutti la stessa polarità, altrimenti invece di sommarsi si sottraggono. Quindi quando dico somma si intende sempre somma algebrica, somma i cui addenti possono avere in realtà segno più e meno, dipende da come li abbiamo montati. Si possono mettere in parallelo due generatori di tensione? Qui sorge un problema che oggi non affronteremo, ma che vi preannuncio. Bene, prendo due generatori di tensione E1 e 2 e li collego in parallelo. Ok? Benissimo. Chiamo V1 questa tensione, chiamo V2 questa tensione. Bene, le caratteristiche per definizione di generatore mi dicono che V1 e V2 sono due quantità note, fisse, dipendono dal generatore. Ho comprato una batteria da 12 volt e una da 9, le ho messe in parallelo. E1 uguale 12 e 2 uguale 9. Quindi le caratteristiche mi dicono che questi valori sono diversi. Ma se li collego così, la legge di Kirchhoff mi dice che V1 deve essere uguale a V2. Quindi le caratteristiche mi dicono una cosa, la legge di Kirchhoff me ne dice un'altra. Queste condizioni non sono compatibili con queste. E quindi questo problema qui, come si dice, è mal posto. Le equazioni sono indipendenti, ma non sono compatibili. È qualcosa su cui vi ho dato un cenno qualche lezione fa, su cui torneremo per capire, ma allora se io prendo veramente due batterie e le collego in parallelo, non lo posso fare? Certo lo posso fare, non ve lo suggerisco perché è un'operazione pericolosa, però nessuno mi vieta di prendere fisicamente due generatori di tensione e di collegarli in parallelo. Quindi la realtà me lo fa fare. Quello che abbiamo visto qua invece è una criticità, è un problema in cui il modello circuitale che vi ho dato va in crisi. Attenzione, poi ci torneremo. Quello che stiamo costruendo noi non è la realtà. Nessun corso di ingegneria vi dà la realtà. Nei corsi di ingegneria noi vi insegniamo dei modelli della realtà. Ogni modello di qualunque fenomeno fisico ha i suoi limiti di validità. Vi farò vedere perché nell'occasione di cui vi parlavo, due generatori collegati fisicamente in parallelo, attenzione, questi modelli qua vanno in crisi, non sono applicabili. Quindi non è che non si possa fare, è il modello che non funziona.
Ma su questo torneremo. Quindi non c'è un'equivalenza per paralleli di generatori di tensione. Allo stesso modo, senza che ve lo dimostri, non potete mettere in serie, in un modello di generatori ideali, due generatori di corrente. Perché? Se prendo un generatore da 2 ampere e uno da 10 e li metto in serie, per definizione quelle due correnti sono indipendenti, ma per definizione di serie devono essere le stesse. Quindi lì si ripropone lo stesso problema. Il parallelo invece si può fare tra generatori di corrente. E qui la regola è molto semplice e poi chiudiamo. Due generatori di corrente in parallelo cosa vi daranno? Ai capi dei morsetti terminali A e B. Se questo è J1 e questo è J2, basta applicare la legge di Kirchhoff alle correnti per ottenere banalmente che la corrente è la somma delle, la corrente totale è la somma delle due. È la somma delle due sempre intesa in senso algebrico, quindi sarà la somma di questi due addendi col segno più con questi versi, perché con questi versi entrambi le correnti J1 e J2 sono entranti in questo nodo e I è uscente. Se per esempio J2 fosse rivolta verso il basso, avreste scritto I uguale J1 meno J2. Quindi ricordiamoci, parallelo di generatori uguale la somma, ma per andare a vedere quale segno dare a ogni addendo dovete andare a verificare quali versi sono stati impressi sui generatori. E questi non sono versi che scegliamo noi, Vi ricordo che le polarità dei generatori sono date dal costruttore, quindi questa regola non può cambiare perché ho cambiato una convenzione. Chiaro? Il verso, la polarità del generatore è predefinita. Va bene, ci fermiamo qui per questo argomento.